Il progetto nasce all'interno dei progetti approvati dall'ARTI, quindi dall'Agenzia regionale per il trasferimento tecnologico e l'innovazione della Regione Puglia, ed è un progetto che tende a valorizzare il nostro expertise come Ateneo, soprattutto nel campo della ricerca agroalimentare. E quindi è un progetto che vuole costituire una vetrina per quelle tecnologie dell'agroalimentare che promuovano dei cibi e delle tecnologie agroalimentari naturalmente sostenibili, quindi ecologiche e quindi in linea con i più moderni e ritrovati della tecnologia e della scienza al servizio dei cittadini e quindi in questo caso degli utenti. Gli utenti che sono duplici ovviamente per il mondo della ricerca scientifica e tecnologica perché sono indubbiamente gli utenti, ma prima degli utenti sono anche le aziende. Ecco che la valorizzazione delle idee all'interno della rete regionale per la valorizzazione del trasferimento tecnologico consiste nel tradurre l'expertise di un'università come l'Università di Foggia nella selezione di quei prodotti e di quei produttori competitivi che possano incarnare questa sfida e quindi questo modello competitivo basato su ricerca e su esigenza della popolazione, per poi quindi arrivare, questo ce lo auguriamo, al pubblico ed in particolar modo al grande pubblico. Quest'idea è nata da questa ricerca e richiesta progettuale della Regione, che da sempre è sensibile a queste problematicità, e come l'abbiamo trasformata? L'abbiamo trasformata immaginando la sfida, lanciato verso una sfida del futuro, una sfida nella quale oggi il mezzo e l'interfaccia di comunicazione più duttile è certamente il mezzo web, facilmente raggiungibile tanto dai produttori quanto dai consumatori. Ed in linea con quel principio della trasparenza della ricerca che è tipica che deve essere tipica di ogni università, allora abbiamo pensato e abbiamo immaginato un sistema, cioè virtuale, ma nello stesso tempo virtuoso, alla base del quale un comitato scientifico di tecnici fatti dalle nostre migliori professionalità nel campo dell'agroalimentare, della ricerca agroalimentare, selezionasse delle proposte che nascessero dal nostro territorio e quindi dai nostri produttori e dalle nostre aziende che volessero fare un marketing e un'impresa innovativa, moderna e responsiva alle sfide della ricerca tecnologica nel campo dell'agroalimentare. Nasce quindi quest'idea di un portale open, aperto, nel quale il produttore, ma anche il consumatore, può mappare quello che è il risultato del nostro lavoro. Un risultato cioè di selezioni di aziende che rispondano con queste sfide tecnologiche, presentando dei cibi che sono innovativi e che rispondano a delle esigenze di altissimo profilo qualitativo e siano naturalmente espressione delle eccellenze di questa bontà dei prodotti tipici di una regione ricca quale quella della Puglia. I numeri sono stati incoraggianti, abbiamo avuto oltre 61 richieste, quindi oltre 61 aziende da selezionare ed ovviamente abbiamo fatto una prima mappatura di queste aziende promosse per innovatività delle idee, per innovatività del prodotto, per la bontà alimentare del prodotto offerto e soprattutto per il rigore scientifico alla base di questa selezione che potessero rispondere a questa sfida e abbiamo individuato 9 di queste aziende che promuoviamo in questo mercato virtuale, che riteniamo addirittura competitivo per le sfide del moderno Expo 2015 lanciate dal nostro paese e che ci auguriamo possano proliferare. L'idea è un'idea, fra l'altro, ambiziosa, è quella cioè di dare sostanza ad un progetto finanziato dalla Regione Puglia tramite l'ARTI, affinché da esso però, ecco, nasca una qualche cosa che continui sulle gambe di questo progetto e che possa diventare un'idea competitiva da mettere essa stessa nella sua interezza in competizione e in offerta al pubblico affinché, diciamo, oltre il progetto e la durata del progetto stesso, all'interno di quelle che sono le iniziative di un lancio pubblicitario, della diffusione di queste eccellenze che abbiamo selezionato, possano offrire di per sé un sito che concorrerà, ci auguriamo, nella crescita e nel futuro, a rappresentare un punto di riferimento per i produttori e per gli utenti che sappiano sin d'ora che in questo sito potranno trovare, prima ancora che la promozione, una qualitativa selezione di quei prodotti, il che incoraggerà un modo di operare, un modo di porci al pubblico tipicamente della qualità
universitaria che ci auguriamo di rappresentare al meglio rispondendo alla sfida che ci ha voluto lanciare l'ARTI e naturalmente la Regione Puglia.